1,5 terza. A occhi chiusi è una storia che è stata chiusa dentro di me per circa 60 anni, una vita, nel senso che questa storia, appunto 60 e passa anni fa, me la suggerì un mio insegnante qui ad Ariano. Gli ho voluto fare un omaggio, anche se a occhi chiusi lo recitano due grandi attrici, Milena Vukotic e Valentina Perrella, è un omaggio al mio professore che si chiamava Nino Luciano, ma non fu un professore, fu un maestro. E i maestri, tutti quanti sappiamo, che sono coloro i quali donano generosamente senza chiedere niente in cambio. Milena Vukotic l'ho inseguita attraverso i suoi impegni. Faccio fatica a dire come è nata una scelta, perché reputo che sia stata una scelta naturale. Quindi, sai, quando per me è quello, la prima, quindi è stata la prima. E sono veramente onorato, privilegiato di aver incontrato questa signora del cinema mondiale, perché dovete sapere che Milena Vukotic ha lavorato con Buñuel, ha lavorato con Oshima, ha lavorato con Fellini, ha lavorato con Perrella, grazie. Dante sulla bocca di tutti è il titolo del documentario, non eccessivamente lungo, perché poi Dante è talmente profondo che molte volte la gente non lo regge, quindi si potrebbe cadere nella noia. L'importanza è la noia, anche se Dante è veramente un oceano profondo e ci nuoti molto bene dentro. Parlare di Dante, parlare anche del mio modo di lavorare, che è un lavoro dove mi piace molto includere, far partecipare e stare insieme. In questo caso qui c'è un mio carissimo amico arianese, il professor Nicola Prebenna, che ha scritto i testi di questo documentario. Sono contentissimo di questo e credo che sia un bel lavoro, ma soprattutto ringrazio il comune di Ariano Irpino, nella persona del sindaco, nonché nella organizzatrice della organizzatrice generale Anna Rita Cocca, che con questo mio lavoro hanno voluto celebrare i 700 anni della morte di Dante. E questo è un onore per me. Vi ringrazio perché in qualche modo so che mi seguite, so che mi volete bene, e questo è altrettanto un grosso, immenso privilegio. Grazie ancora.